oggi ci offre un particolare motivo di riflessione. Elia, vissuto circa 800 anni prima di Gesù, si trovò a vivere in un periodo molto difficile, di grave crisi. Crisi religiosa, quando sembrava che ormai la grande maggioranza di Israele avesse abbandonato il culto dell'Eremita. Elia è un combattente solitario. Maglietto Maddalena, Bardini Luigi, Bruzzone Chiara, Bruzzone Maddalena, Buscaglia Maria, Cafferata Giuseppe, Cafferata Aurelio, Cafferata Franco, Cafferata Michele, Calandri Pierina, Calcagno Maria, Carlino Natalina, Cavaliere Giovanna, Craviotto Angela, Damele Chiara, Damele Margherita, Damonte Angela, Damonte Giuseppe, Delfino Caterina, Della Casa Maria, Carlo Angelo, Giardino Ligia, Giusto Clotilde, Grasso Daia, Guastavino Maria, Mammi Olga, Marfori Corinna, Massa Maria, Montalto
strano, ma prima che hanno già detto che quanto ci scritto, io non ho operato l'altro perché mi stava di meno e quindi questi aerei che non mi conoscono al mare, facciamo partire. E prima che l'allarme suonasse il pilota già campato, dove è rischio, visto che quando c'era un anziano che mi disse, ma sono i nostri, io sono. Dopo poco, quando io ero già fuori, ho visto il carosello, sono andato in giro, il piano verso il nord, e ero ancora non cominciato, e ero sganciato. Ancora mi si è staccato. Dopo poco ho solo un discorso, ho sul tono. È una figura che è andata sotto in testa nella mia mente, come scritto io, tale lettera dalla morte di licenza della ma allora il direttore del collegio, una figura che è una figura che non è pianta, è diventata la medizione in modo che ci sono state scene terribili, le scene che c'è voluto quanto ciò, però è una cosa che mi vedo sempre nella mia mente, nella mente che abbia vissuto questi anni, dopo gli anni molto duri, dell'occupazione, del bombardamento, dei malati. Questo è stato il più grande bombardamento, ce ne fu uno l'anno prima, in via Sant'Ambrogio, in una parete che si è lanciata dalle bombe, evidentemente aveva fatto un 90 anni. E poi ce ne fu uno ancora a San Nazario, eccetera. Ma questo del 13 giugno del 1994 è stato quello che ha segnato proprio la nostra città. 70 morti, più o meno. Finisco con un episodio bellissimo. Me l'ha raccontato e lo scritto da parte di mio. E quando avvenne questo bombardamento c'era un signore che lavorava in quell'ufficio, aveva l'abitazione proprio poco da. Mi venne in mente che la moglie e la figlia erano a casa, no? Pianto tutto, corse, che era un cielo, che era una fortuna, andò a casa sua, la casa era vuota, dice lì, sono rimasti disconosciuti, passa disperato e trova un bambino seduto davanti alla sua perché mangia tranquillamente la mela. E mi aveva raccontato tanto qua. Dice, guarda, poi sono passati, sono andati su da questo qua. Lui corre e li ritrova accanto a lui. Lei con ancora le fontine del disegno piantate nei piedi, fatti la luce, questo c'è un po' d'uomo. Insomma, lui viene giù e dice, ma chi è quel bambino? L'ho cercato per tutta la vita. Me l'hanno raccontata, io l'ho scritto in tale, tale. E ho aggiunto, chissà che non lo ritrovi, non lo ritrovi. Quindi con questa nota.